Un saluto agli amici di Mythical Snake. Allora, questo video sarà leggermente più corto del solito perché alcuni di voi mi avevano chiesto una cosa e mi avete chiesto se io conoscessi un metodo valido ed efficace per trasferire file da un dispositivo all'altro. Sì, voglio dirvi che io questo metodo lo utilizzo quasi ogni giorno, di cui non posso proprio farne a meno, ma ve ne parlo subito dopo la sigla. Allora, parlandovi di questo metodo per trasferire file da un dispositivo all'altro, è racchiuso in un'applicazione di messaggistica istantanea. Sì, avete sentito bene, e per questo viene in aiuto Telegram. Sì, avete sentito proprio bene, Telegram. Non mi dite che non lo conoscete, perché sicuramente alcuni di voi faranno già uso di questa funzione. Ma andando avanti, Telegram rispetto ad altre applicazioni di messaggistica istantanea dà la possibilità di sincronizzare il proprio account con più dispositivi. Smartphone, tablet, computer, insomma qualsiasi altro dispositivo, possiamo collegare il nostro account per usufruire di questa funzione. E proprio in Telegram troviamo la funzione messaggi salvati, dove abbiamo a disposizione una vera e propria chat dove io posso inviare messaggi o file a me stesso. Come in questo caso posso inviare foto, beh sì, un pochino invitanti per chi ama il cibo. Vabbè, tralasciamo questo particolare, andiamo avanti. E come avete potuto vedere, oltre alle foto possiamo inviare altri tipi di file come un Excel, Word, un PowerPoint, insomma qualsiasi tipo di file che noi vogliamo inviare ad un altro dispositivo possiamo farlo tranquillamente. E proprio come in questo caso, io tenendo collegato Telegram al mio computer, beh, posso recuperare tutti i file per salvarli in un percorso qualsiasi del mio computer per tenerli subito pronto all'uso. Allora, adesso sono proprio curioso di sapere la vostra, se conoscevate già questa funzione oppure se avete qualche altro metodo alternativo ed efficace. Fatemelo sapere qua in basso nei commenti. Ovviamente per quanto riguarda Telegram, qua in basso vi lascio il link e sono disponibili sia per Android sia per iOS e sia per sistemi operativi Windows. E voglio ricordarvi che sono presente anche su altri social, soprattutto su Instagram, dove sono molto attivo, là dove vado a pubblicare tutti gli aggiornamenti di questo canale. E vi raccomando, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su, e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e condividete questo video, perché a me aiuta molto. E già lo sapete, solita routine, solito giorno, domenica mattina alle 11, se non avete nulla da fare ci vediamo qui sul mio canale YouTube. Ciao!